Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno. Oggi è il 1° dicembre, la giornata mondiale per la lotta all'AIDS e in questa giornata di riflessione portiamo i riflettori su un problema che continua ad esserci nella nostra società. Ci troviamo a Palazzo Ducale, siamo nella sala Tobino per la giornata di premiazioni del progetto concorso Ultimora, un progetto guidato in particolare dal CEIS, dal CEIS Scuola, però ci sono tante istituzioni che hanno lavorato anche quest'anno a questo concorso che è giunto alla 3ª edizione. C'è anche il pubblico da casa, chi ci sta guardando su Noi TV lo vedrà con qualche giorno di ritardo, in prima serata l'8 dicembre. Vi dico subito chi sono i promotori di questo progetto: l'azienda USL 2 di Lucca, l'associazione di Testa Mia, l'azienda USL 12 di Viareggio, il CEIS, gruppo giovani e comunità di Lucca, il CESDOP, il CESVOT e poi i comuni di Capannori e Lucca, la provincia di Lucca, Squarciagola, la voce dei giovani e la LAIZ. Poi ci sono anche media partner e sponsor che però citerò più avanti. Per chi non conoscesse questo progetto, chiamo qua sul palco una delle due persone che lavora ogni giorno per poi arrivare a questo risultato, ovvero Lucia. Vieni Lucia, un applauso perché la conoscete. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, ci siamo magari sentiti con alcuni di voi nelle varie fasi del progetto. Dunque, spieghiamo un po' per chi non sapesse, soprattutto da casa, come ha funzionato. I ragazzi hanno voluto produrre dei lavori per sensibilizzare le persone sulla lotta e sulla prevenzione contro l'AIDS. Sì. Ma in che maniera l'hanno fatto? Sì, lo scopo del progetto è quello di raccogliere un po' il punto di vista dei giovani su un problema difficile, indubbiamente complesso. Quando andavo alle scuole superiori io era uno dei temi di cui non si doveva parlare. Quindi pensiamo che ci sia stato un grande percorso di consapevolezza nella società civile anche su temi come questo. Ci interessava capire il punto di vista dei giovani su questo problema e anche offrirgli delle occasioni di formazione, seppure limitate, e insomma, spesso lavoriamo con piccole risorse, però pensiamo che loro abbiano potuto avere delle opportunità, seppur piccole, di riflettere su un tema così difficile che li tocca da vicino, perché sono in un'età in cui si fanno delle scelte già di vita importanti. E quindi noi ringraziamo loro, prima di tutto, che hanno scelto di aderirvi insieme agli insegnanti che li hanno seguiti. Lo scopo era quello anche di farli un po' divertire, scoprendo anche dei linguaggi un po' nuovi, forse per alcuni no. Per il Pertini lavora molto sulla grafica, come altri istituti della zona, altre scuole magari sono più improntate su un aspetto più umanistico, per cui c'erano un po' i vari linguaggi, il linguaggio più letterario, diciamo, della parola scritta, quindi attraverso un articolo di giornale, attraverso una vignetta, quindi un prodotto di immagine o un video, potevano raccontare il loro punto di vista sul problema AIDS oggi, declinandolo o sull'aspetto della prevenzione o sulla discriminazione o sulla cooperazione internazionale. Ecco, hai fatto bene anticipare questi tre temi, perché nei lavori che oggi verranno premiati ci sono questi tre temi di fondo. Sì, devo dire che il tema più sentito dagli elaborati che abbiamo poi osservato è quello della prevenzione. Questo ci sembra molto importante, cioè che voi abbiate colto questo e quindi nei vostri elaborati puntate molto l'attenzione proprio sulla consapevolezza e il sapersi proteggere e sapere imparare a difendere la propria salute. Grazie Lucia, tanto poi ci ritroviamo. Grazie a voi. In particolare il progetto ha visto coinvolte 4 scuole, 200 studenti, alla fine sono emersi 32 lavori, 6 articoli, 9 video e 17 vignette. Vi dico subito, non potremo rivederli tutti oggi, vedremo solamente quelli che hanno vinto qualcosa. Allora andiamo a presentare i protagonisti, cominciamo da Liti Ferrari Borgamozzano, la classe 3A e 3B, fatevi vedere, fatevi sentire, eccoli qua. Poi il liceo scientifico Barzanti e Matteucci di Viareggio, la classe 4E. L'istituto Benedetti di Porcari, la 4ª geometri, la 5ª B ragionieri. E poi Lisi Pertini con la 3A, la 3B e la 4A grafico.
Un ringraziamento alla professoressa Vannucci per l'IT Ferrari. Poi la costringeremo a venire sul palco, facciamo così. La professoressa Sacchetti per il liceo scientifico Barzanti e Matteucci. Il professor Giusti e la professoressa Soriani per il Benedetti di Porcari. E poi la professoressa Braccini-Wolkenstein per l'Isi Pertini. Ok. Adesso ragazzi vi svelo chi vi ha giudicato, perché i vostri lavori sono stati giudicati da una commissione di esperti, tutti esperti tranne me, nel senso che mi sono stato messo nella giuria, però autodefinirmi un esperto insomma mi sembra un po' troppo. Comunque vi presento la giuria, purtroppo alcune persone, alcuni componenti oggi per altri motivi non sono qua, però insomma i componenti sono Lorenzo Bertolucci, eccomi là, giornalista per Noi TV, poi Leonardo Butelli che è il coordinatore del centro studi del CEIS e poi Michele De Gennaro, e qui invece questa mattina, medico infettivologo, unità operativa malattie infettive, ASL 2 di Lucca. Dottor De Gennaro, venga un attimo qua, che voi avete incontrato buongiorno, si accomodi, poi le faccio dire due parole, sì, al centro, protagonista. So che lei si vuole nascondere, ma io la obbligo. E poi Martina Fondi, che è psicologa e psicoterapeuta, unità operativa educazione e promozione della salute della salute di Lucca, questa mattina non c'è. Poi Matteo Marabotti, videomaker, che vi ha dato qualche suggerimento su come realizzare e montare i vostri video. E infine Riccardo Pieruccini, disegnatore e illustratore. Vieni Riccardo. Fai così, mettiti qua Riccardo. Allora, siccome dobbiamo andare veloce con i tempi, però volevo chiedere sia al dottor De Gennaro che a Riccardo un giudizio generale sui lavori che i ragazzi hanno presentato. Ovviamente lei, dottore, ha valutato soprattutto il contenuto, cioè se i messaggi che i ragazzi davano erano sbagliati oppure erano giusti. Com'è andata in linea generale? Io prima di tutto faccio i complimenti, ringrazio per l'ennesima volta di essere stato invitato a fare da giudice, tra virgolette, per tutti gli elaborati che avete presentato. Io ringrazio di questa opportunità che è stata data a me, ma in particolare anche alla mia unità operativa, e ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato per conoscere meglio quelle che sono le vostre conoscenze in questo tema. La qualità è stata veramente molto buona. Faccio i complimenti a voi per tutto l'impegno che ci avete messo per elaborare e quindi esprimere le vostre conoscenze in questo ambito, però io ritengo che la qualità sia stata sostanzialmente molto buona, anche se non è tutto oro quello che luccica, e però la sostanza, se proprio bisogna andarla un attimino ad approfondire, è quella che riguarda a volte le conoscenze in termini di prevenzione che non sono ancora radicate e così chiare da questo punto di vista. Questo non è colpa vostra, è colpa di noi adulti, di noi istituzioni, che non siamo in grado di trasmettere in maniera coerente, costante, importante il messaggio della prevenzione. A voi arriva episodicamente qualcosa che è legato al momento, al primo dicembre, nel resto dei 364 giorni non arriva praticamente niente. E quindi questo ovviamente è la conseguenza di quello che poi recepite, però complessivamente la qualità è veramente molto buona. Un'altra cosa, poi do la parola a Riccardo, perché voi pressa poco i dati sul fenomeno AIDS anche in provincia di Lucca l'avete studiati, però magari chi ci sta guardando non lo sa. Ci può dare almeno un numero per far capire che l'AIDS è un problema ancora attuale e dobbiamo stare attenti? Ma io anticipo un pochino quello che diremo poi in conferenza stampa. Noi abbiamo i dati attuali al 1° dicembre del 2015. Tenete conto che tutto quello che avete
visto in termini di informazione risale al 2014, quindi tutti i dati del 2014. Noi come unità operativa diamo i dati del 2015, dal 1 gennaio 2015 al 1 dicembre 2015. I nostri dati hanno una doppia valutazione e la faccia chiara e scura della Luna. Visti in termini numerici, noi abbiamo avuto un calo del numero dei nuovi casi, delle infezioni. Ne avevamo 22 l'anno scorso, quest'anno ne abbiamo 15 a tutt'oggi, manca ancora dicembre, perché dicembre è un mese critico per cui a volte vediamo qualche caso in più. E quindi questo, i numeri nudi e crudi dicono che abbiamo avuto un calo, mentre invece non è così. Al di là di un calo reale in termini numerici, c'è comunque un aumento del numero dei casi di AIDS, che è la forma più grave della malattia, che è nettamente aumentato rispetto agli anni precedenti. Noi gli anni precedenti vedevamo due o tre casi di AIDS durante l'anno tra le nuove infezioni, quest'anno ne abbiamo visti 5 e uno addirittura c'è morto, perché arrivano in una fase veramente molto avanzata. Tutti i nuovi casi sono arrivati in una fase avanzata di malattia, veramente molto avanzata, e questo è un dato estremamente preoccupante. Grazie dottore, quindi insomma 15 nuovi casi sono tanti, sono tantissimi, e in più sarebbe importante scoprire presto di essere malati. Riccardo Pieruccini, mi colpisce la tua giacca con una marea di spillette, ovviamente campeggiano anche quella, una con il preservativo e una ovviamente con il fiocco rosso. Che te ne è parso dei lavori dei ragazzi? Allora, premesso che lavoro in un campo un po' particolare, che è un campo in cui si usa l'immagine, e l'immagine è collegata fortemente all'emozionalità, che è fumetto, illustrazione e roba del genere, dico due cose. È un campo molto difficile quello di esprimersi utilizzando un media come il fumetto, l'illustrazione o addirittura anche il video musicale o il testo scritto. Sono tutte cose che mescolano creatività ed emotività. E da quello che posso vedere, chiaramente voi siete studenti del liceo con delle doti che sono anche limitate in questo caso. Quindi faccio questa premessa. Con questo però non voglio affatto dire che i vostri lavori siano stati scadenti, anzi, tutt'altro. A visionare tutto, sia i video che le vignette, ho avuto diverse sorprese. Siete stati capaci di comunicare una forte empatia, di comunicare dei messaggi sul cui contenuto non posso disquisire perché non ho l'autorità intellettuale per dirlo, però ho sentito che siete riusciti a veicolare bene, quindi mediamente siete andati tutti molto bene, vi siete cimentati molto bene. L'importante è che ricordiate che la parte di immagine, la parte di creatività che avete messo in questo lavoro vi servirà in futuro come esperienza per comunicare qualsiasi cosa dovrete comunicare. Non si ferma soltanto a questa esperienza qua, quello che avete fatto qua adesso vi servirà anche per comunicare altre cose, sia qualche messaggio, sia qualcosa di scritto, sia un vostro pensiero, sia semplicemente un sentimento, che quella sarebbe la cosa più auspicabile per quello che mi riguarda. Da quel punto di vista lì, dal punto di vista creativo, direi ve la siete cavata alla grande, continuate così e cercate di far tesoro dell'esperienza. Grazie. Grazie Riccardo. Riccardo Pieruccini e dottor De Gennaro, potete accomodarvi. Cominciamo con le premiazioni. Questa è stata la giuria tecnica e adesso fra poco scopriremo i vincitori, però c'è stata anche una giuria popolare, perché i vostri elaborati sono stati postati sulle pagine Facebook di Squarciagola e di Testa Mia. Allora adesso andiamo a premiare i primi posti nelle varie categorie e cominciamo dall'articolo per quanto riguarda la pagina Facebook di Squarciagola, e chiamo Rossana Sebastiani, dirigente del Servizio Politiche Sociali Giovanili e Sportive della provincia di Lucca. Buongiorno Rossana. Buongiorno a tutti. Perdonami, ma non ho molto tempo per farti parlare, magari poi vediamo, insomma. Allora, tu devi leggere tutto quello che c'è scritto qua. Allora, premio giuria popolare Squarciagola, la voce dei giovani, categoria scrittura. Una fine, un nuovo inizio. Silvia Giannasi, classe terza A, Iti Ferrari, Borgo a Mozzano. Brava Silvia. Silvia, vieni qua a ritirare
a ritirare il premio. Dico qual è il premio: un tablet. Aspetta, perché i ragazzi fanno giustamente gli applausi. Brava Silvia, complimenti. Grazie. Il premio? Il premio è un tablet Amlet da 10.1. Congratulazioni. 10 pollici, 10 pollici. Silvia, complimenti. Grazie, un po' emozionata. Allora, senti, ti faccio dire solo una battuta. A chi dedichi questa vittoria, come si fa per l'Oscar? Penso ai professori, e ai miei genitori. Ok, allora abbiamo tempo per leggerlo? Lo facciamo leggere? Ok, allora. Silvia, sei emozionata, però ti chiediamo, grazie Rossana, ti lascio un secondo per riprenderti dall'emozione, però ovviamente tu conosci bene quello che hai scritto, magari anche i tuoi compagni lo sanno, però chi ci sta guardando, scusate, sentiamo, te la senti, no, di leggere? Eri preparata a questo? Non te l'avevano detto, vabbè, dai. Anche gli altri, quelli che vinceranno la categoria articoli, poi dovranno venire qua a leggere il proprio articolo. Per i video e le vignette è molto più semplice. Lo leggi? Sì. Vai, allora, una fine, un nuovo inizio. Ero in attesa, i minuti, i secondi parevano interminabili. Straziante e angoscioso il rumore delle lancette dell'orologio che scorrevano. Mi alzavo e camminavo avanti e indietro. Il suono dei miei passi risuonavano a vuoto. Vicino a me la porta da cui poco fa ero uscita. Sedevo lì e mi tormentavo con numerosi dubbi. Perché io? Come era potuto succedere? Cosa sarebbe stato di me o del mio futuro? Ma non riuscivo a trovare delle esaurienti risposte. Un tumulto di emozioni aggiravano nel mio animo. Mille emozioni che mai così forti ero riuscita a provare, rabbia, risentimento, rimorso e soprattutto paura, che rivolgevo unicamente agli altri e specialmente al colpevole. Ma avevo capito che la colpa era unicamente mia e dei miei peccati, erano l'ingenuità e l'ignoranza. Alzo lo sguardo verso l'orologio appeso alla parete e noto che erano passati solo 5 minuti e ancora non avevo ricevuto un esito. La cosa mi stava preoccupando enormemente e tormentando con pressanti dubbi. Abbasso lo sguardo fissando intensamente il pavimento, desiderando che tutto questo fosse unicamente un sogno, fino a quando non sento il rumore della porta che si apre e uscire il dottore. Dai suoi occhi capivo che non portava con sé buone notizie, anche se cercava subito di nasconderlo con un sorriso. Io mi alzo e ascolto ogni singola parola finché non arriva a dire il risultato del test. Il test era positivo, il dottore continuava a parlare, ma le mie orecchie non riuscivano a percepire nulla, il vuoto. I miei occhi erano annebbiati da lacrime non versate. Scappai alla massima velocità. Oggi tutto è cambiato, cammino a testa alta, non incolpo mai nessuno per la mia malattia, per quell'atto di ingenuità e ignoranza che ha cambiato la mia vita facendola maturare in una crescita continua. Silvia Gianasi, classe terza IT Ferrari Borgamozzano. Vieni Silvia. La cosa francamente che ha colpito tutti, poi insomma ovviamente tu oggi eri emozionata nel leggerlo, era che tu ti sei medesimata in una persona che fa il test, e questo è già un primo messaggio, fare il test se si hanno dei dubbi, se si è avuto dei rapporti non protetti, insomma tu ti sei medesimata in una persona, è stato un lavoro credo non troppo semplice. Ho pensato, grazie agli incontri che si sono svolti durante l'anno scolastico, ho provato a rimediare, ma non penso di essere riuscita in pieno a riportare quello che provano veramente queste persone. Beh, assolutamente, solo loro lo sanno, ma insomma tu ci hai dato un bel messaggio. Grazie Silvia, ancora complimenti. Aspetta, ti do l'attestato così lo conservi. Brava, sì. Andiamo avanti, perché ovviamente, sempre per squarciagola, c'è anche un primo premio nella categoria video. Chiamo Renato Bonturi, consigliere delegato alle politiche giovanili della provincia di Lucca. Lo chiamo, ma non c'è. Allora, Rossana, bene. Chi viene? Ah, grazie.
Buongiorno, buongiorno. Dunque, Grazia Sinagra, giusto? Se non sbaglio. Aspetta che ti presento. Ti presento per bene perché ho il tuo nome. Grazia Sinagra, consigliera delegata al sociale, volontariato e istruzione della provincia di Lucca. Quindi, primo premio, categoria video. Allora, primo... no, parto da qui. Sì, va bene da qua. Premio giuria popolare, squarciagola, la voce dei giovani, categoria audio-video. Non esiste rischio se ci sono, se ci si protegge. Francesca Barzotti, Diego Daniele Corsi, Ambra Graziani, Arianna Rispoli, Andrea Rossi. La classe terza A dell'IT Ferrari Borgamozzano. Facciamo così ragazzi, venite. Veloci. Francesca Barzotti, Diego Daniele Corsi, Ambra Graziani, Arianna Rispoli e Andrea Rossi. È il bello del concorso venire qua a raccogliere l'applauso dei ragazzi. Intanto spostiamoci più in qua pure, ok? Facciamo così, mentre saluta vediamo il video. Andiamo. Bravi ragazzi. Chi fa il portavoce? Come ti chiami? Daniele. Daniele, abbiamo visto il video. Scusate, intanto si commenta anche il video perché molti ragazzi l'hanno visto per la prima volta, ma tanti altri l'hanno visto sulla pagina Facebook. Come vi è venuta in mente questa idea? È nata per caso? Ci avete lavorato un pochettino? Allora, l'idea è nata un po' così per caso, però ci abbiamo lavorato una mattinata intera, l'abbiamo fatto nel bagno della scuola e ci sono volute molte prove prima di riuscire a fare quello definitivo. Poi ringrazio anche quelli che hanno partecipato al montaggio, alla musica che è stata registrata da noi, insomma. Senti, io sono curioso, tanto per sdrammatizzare un attimino, ma i ragazzi che si baciavano sono fidanzati oppure ne avete approfittato anche per conoscervi? No, no, non stavamo insieme. Non stavate insieme? Era tutto finto. Era una finzione, vabbè, va, ok. Allora, era una finzione. Allora, avete vinto, sono premi individuali questi, quindi sono proprio a voi, quindi 5 carte prepagate S lunga da 25 euro che voi potrete utilizzare, insomma, come più vi pare, ok? Complimenti, Passate, tenete, dentro ci sono già i premi, Bravi ragazzi, andiamo avanti, siamo al primo premio per la categoria vignetta. Chi viene? Io qui c'ho Rossana Sebastiani, vieni Rossana. Tanto ormai hai capito come funziona, mentre Lucia ci cerca. Anche in questo caso vi ricordo, pagina Facebook di Squarciagola. Ah, ci picchia, grande premio. Ok, vai pure. Allora, premio giuria popolare Squarciagola la voce dei giovani, categoria grafica. Never again, Cosmin Ungureanu, sono una ignorante, non so come si legge. Cosmin Ungureanu e Lorenzo Matteucci, classe quarta TG, Isi Pertini, Lucca. Ok, quindi anche l'Isi Pertini di Lucca. Aspetta. Vieni. Lorenzo? Ciao Lorenzo, complimenti Lorenzo Matteucci, che cosa vincono i due ragazzi? Allora, due tablet Zelling Pad da 7 pollici. Bravi, ma non c'è Cosmin? Sono io, mancano gli altri due, non ci sono, non sono presenti, non sono venuti. Ok, allora però la vediamo la vignetta, questa qui? Si vede male, però adesso anche in televisione la rivedono. Ci dici qualcosa sul lavoro che avete fatto, perché non è semplice, no? In una vignetta, in una grafica, vignetta per modo di dire, appunto, voi avete scelto un elaborato grafico, AIDS, che secondo voi significa abbandono, indifferenza, discriminazione e solitudine.
Sì, noi abbiamo cercato di sintetizzare più o meno quello che succede intorno a una persona malata di AIDS, cosa, come viene trattato, come viene giudicato dalla comunità, in un'immagine con un tono triste, insomma. Abbiamo cercato di dare le quattro definizioni, i quattro atteggiamenti che più accadono a riguardo di queste persone malate di AIDS. Complimenti Lorenzo, bravo, condividi ovviamente il premio con i tuoi compagni. Allora, adesso passiamo invece alla categoria sempre giuria popolare, però della pagina Facebook di Testa Mia. Qualcuno potrebbe dire che cos'è di Testa Mia, perché molti lo sanno, molti di voi, altri no. Allora chiamo Emanuele Papi, che è il presidente di questa associazione. Aspetta, io aspettavo Emanuele, invece arriva con altri due. Ciao Emanuele. Allora, cosa c'hai? Bodyguard? C'ho i bodyguard, perché oggigiorno è bene sempre essere sicuri, insomma. Ce li presenti? Perché Emanuele Papi, ve lo presento, eccolo qua. E poi? Piacere a tutti, io sono Edward Ramacciotti. Piacere, sono Daniele Scinacchi. Se dovessimo spiegare in poche parole che cos'è di Testa Mia, Emanuele. Allora, di Testa Mia è un'associazione giovanile di giovani per giovani, che noi ci occupiamo di benessere, salute, e cerchiamo di dare gli strumenti, diciamo, ai ragazzi per vivere meglio, soprattutto migliorare le proprie relazioni. Quindi, insomma, il nostro lavoro principale è questo. Lavoriamo con le scuole, siamo in collaborazione con l'ASL, due di Lucca, e appunto con le scuole della Piana, e quindi, insomma, è una bella associazione, quindi chi vuole siamo, insomma, a disposizione. Infatti volevo dire, se siete interessati, siete curiosi, esiste un sito internet, esiste una pagina Facebook, e proprio nella pagina Facebook avete postato i vari lavori e avete ottenuto un vincitore. In questo caso c'è un vincitore assoluto, non ce n'è uno per ogni categoria. In particolare credo che ci sia un video. Va bene, allora vai Emanuele. Aspetta, rimani qua. Mi sembra di stare a Sanremo, quindi per me è una cosa meravigliosa. Allora, premio giuria popolare, di Testa Mia Air Promoting Guys, sai cos'è l'AIDS? Gioele Barzotti, Marco Binacchi, Luis Fernando Giandomenici, Carlo Pasculli, Giacomo Tognocchi, liceo scientifico Barzanti e Matteucci di Viareggio. Bravi ragazzi, venite, eccoli qua, da Viareggio con furore. Mentre si accomodano, vediamo il video? Vediamo il video. So che è un'infezione virale e che se no si può prendere anche dagli alimenti, quando hanno la muffa, cioè io so così. Si trasmette anche con lo scambio di sangue, e non c'è cura. Si può guarire da questa malattia? Suggerisci? No. E dalla saliva si prende? No. L'unica arma da poter evitare è usare profilattici, se no. Dovreste domandare come mai in Africa hanno l'AIDS e probabilmente non fanno uso di droga? Dovuta solamente dal fatto che usano delle siringhe non igieniche, non pulite, quindi se c'è il contatto col sangue. La nicotina non fa venire l'AIDS. Ma quando mai? Allora dovrebbe essere morto la città. Avevo 8 tonnellate di AIDS. Ok, bravi ragazzi, venite qua avanti, vi voglio chiedere due cose.
voi avete fatto l'inchiesta giornalistica fra le persone, addirittura una persona ha detto c'è il vaccino per l'AIDS. Ecco, come è venuta in mente l'idea di andare fra la gente comune e fare domande di questo tipo? Ci è venuta così per caso, volevamo sapere realmente cosa la gente sapesse su questo virus e abbiamo composto questo video. E quanto vi ha impegnato il lavoro? Un pomeriggio intero. Ma un pomeriggio sia per realizzare le interviste che poi per montarlo? Per montarlo ci è voluto anche molto di più. Ragazzi, complimenti. Ci dici che cosa hanno vinto, Emanuele? Allora, hanno vinto premi individuali anche in questo caso, 5 carte prepagate, S lunga, da 25 euro l'una. Quindi pomodori, verdure, di tutto, insomma. No? Ossia... Profilattici, perché oggi appunto si fa ovviamente promozione anche... delle armi per difendersi. Bravi ancora ragazzi, poi ovviamente siete sempre in concorso, questo è il premio giuria popolare, però potreste aver vinto anche qualche premio, chissà, della giuria tecnica. Ancora complimenti. Grazie Emanuele, grazie a voi. C'è un po' di confusione, avanti e indietro qua sul palco, ma avete capito insomma che questa mattina ci sono tante premiazioni. Andiamo avanti. Chiamo qua Chiara Bertolozzi, che è il direttore della Casa Famiglia Monsignor Agresti del CEIS, perché il CEIS, fate pure l'applauso se volete, il CEIS appunto organizza, abbiamo sentito, abbiamo detto, terza edizione del concorso Ultimora e opera ovviamente con tanti ragazzi in difficoltà. A Chiara chiedo se nell'ultimo periodo insomma la situazione è migliorata, è peggiorata, voi aiutate tanti giovani, Chiara. Allora, la situazione è stabile, nel senso io ora sono la responsabile della Casa Famiglia Monsignor Agresti, che si occupa di persone sieropositive e in AIDS conclamato. Tra l'altro siamo anche su Facebook, quindi se qualcuno vuole entrare a far parte del nostro mondo può, insomma è libero. E noi siamo abbastanza fermi, perché le persone che arrivano da noi sono abbastanza gravi e quindi permangono per tanto tempo, perché chi riesce a riacquistare una vita autonoma poi oggi fa fatica a trovare un'abitazione, un posto dove stare, un impiego con invalidità alta, e quindi restano da noi. Quindi siamo un attimino fermi con gli ingressi, con le uscite, ne parlavamo anche prima con il dottore. E arrivano, i casi che arrivano sono sempre più legati però a rapporti sessuali etero, questo è importante dirlo, è il secondo anno che lo ripetiamo e quindi alta l'attenzione sulla prevenzione. Ecco Chiara, poi premierai già un altro lavoro, in particolare la menzione per originalità. Se tu dovessi dare un messaggio a questi ragazzi e a chi ci sta guardando a casa, perché voi ogni giorno concretamente avete a che fare con ragazzi, adulti che si sono ammalati, un consiglio, un messaggio chiaro? Allora, io invito tutti a usare il cervello, perché è un attimo in realtà. Ascoltavo prima la lettura della prima ragazza che ha preso il premio, era interessante, perché in realtà è quell'attimo che poi ti cambia la vita. Adesso ci sono delle cure che aiutano le persone a sopravvivere, e questo è vero, ma è anche vero che comunque una persona si porta addosso una malattia che comunque resta invalidante, che non si sa quale poi evoluzioni avrà. Quindi usate il cervello, usate le informazioni che ci sono e che avete. Siamo in un mondo di larghe conoscenze, bisogna stare attenti, si diceva prima anche con il medico, andando su internet a quello che si trova, perché si trova tutto il contrario di tutto. Però oggi siamo nell'era dei computer, è interessante che i premi siano tablet, quindi bisogna usare il cervello, bisogna usare le informazioni che sono in circolo, bisogna stare al passo con i tempi. Grazie Chiara. Chiara Bertolozzi, rimani qua, direttore della Casa Famiglia Monsignor Agresti del CEIS. Allora, la menzione per originalità, perché insomma tanti premi davvero questa mattina. Allora, menzione originalità, categoria audiovisivo, motivazione. Carino lo slogan d'inizio del video Amore e Vita, che attraverso un gioco di parole diventa Amore e Vita. L'idea di paragonare l'amore sicuro ad un buon vino è interessante e originale.
Quindi protegge l'amore, Zaccaria Nguia, classe quarta categoria, ITCG Benedetti di Porcari. Vieni Zaccaria che si è già alzato. Allora, mentre te arrivi, facciamo vedere il video, vai. Abbiamo visto il video di Zaccaria, quindi amore doc, anzi amore dop. Sì, è un video che è venuto in mente con l'aiuto della classe. Infatti, c'è il tuo nome, ma c'è un lavoro di gruppo, insomma, ci vuoi dire? Sì, dietro sì. Cioè l'idea non era mia del tutto, quindi. Okay. Quindi c'è un premio, credo, proprio individuale anche in questo caso. Che cosa ha vinto? Premio individuale, carta prepagata e Selunga da 50 euro. Vabbè, allora o li porti o li porti insieme a comprare qualcosa, eccolo qua il premio, oppure comunque c'è un premio alla scuola? Allora, c'è un premio alla scuola che va dato alla professoressa, quindi non è solamente suo? Mannaggia Zaccaria, e questo va a tutta la scuola. Vabbè, dai, andate tutti insieme, ok? Grazie, complimenti. Ciao. Ciao. Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa, rimanete in nostra compagnia, poi torniamo ancora qua da Palazzo Ducale per la cerimonia di premiazione del concorso Ultim'Ora. Di nuovo insieme, ancora a Palazzo Ducale, ancora per il primo dicembre, giornata mondiale per la lotta all'AIDS, ci troviamo qua in Sala Tobino per la giornata di premiazioni del progetto concorso Ultim'Ora 2014-2015. Terza edizione di questo progetto che ha visto come promotori azienda Usule 2 di Lucca, l'associazione di Testa Mia, l'azienda Usule 12 di Viareggio, il CEIS, il CESDOP, il CESVOT, il comune di Capannori, quello di Lucca, la provincia di Lucca, Squarciagola e la Lights. Ci sono anche dei media partner, il Tirreno, la Nazione, lo Schermo.it e Noi TV, e poi ci sono anche degli sponsor che hanno fornito anche dei premi questa mattina, ovvero Condomizzati e Masculan, Dracma e Centro Fitness Cubo Club. Quindi questi sono anche gli sponsor, credo che alcune cose siano proprio nei premi. Abbiamo già proceduto con la cerimonia di premiazione dei lavori per quanto riguarda la giuria popolare, fra poco cominceremo quella della giuria tecnica, però siccome prima gli avete fatto un grande applauso, perché i protagonisti, oltre a voi direttamente, sono stati i professori e le scuole che vi hanno supportato durante l'anno scolastico. Allora, vorrei chiamare qua, non lo sanno, però le vorrei chiamare qua sul palco, sulla pedana, tutti i professori che hanno lavorato insieme a voi. E allora, la professoressa Vannucci, la professoressa Sacchetti, e poi c'è anche la professoressa Soriani, la professoressa Braccini-Wolkenstein, insomma tutti i prof qua. Venite, venite, non vi vergognate. Eccoli. Perché? Perché ovviamente Carla e Lucia del CS Scuola hanno pensato anche a voi, cioè agli istituti, al di là dei ragazzi che vincono dei premi individuali oppure di classe, quindi c'è un attestato, un riconoscimento per tutte le vostre scuole, che lo ricordo sono l'ITI Ferrari di Borgamozzano, Liceo Scientifico Barzanti e Matteucci di Viareggio, il Benedetti di Porcari e l'ISI Pertini di Lucca. Intanto gli date la busta? Io voglio chiedere, venga qua al posto mio al centro. Innanzitutto professoressa, lei è la professoressa? Sacchetti, chiaro. Come si è trovata a lavorare con i ragazzi,
ad un progetto del genere? È stata un'esperienza molto interessante per i ragazzi, ma anche per noi, anche perché appunto non c'è stata solo la parte della creativa, ma anche la parte informativa. Sono venuti degli esperti nella scuola, hanno fatto vedere tutti i vari aspetti appunto del lavoro sull'AIDS, quindi la prevenzione, la discriminazione, la cooperazione internazionale. Quindi è diventato insomma formativo anche per noi, non soltanto per i ragazzi, quindi è stata una bella esperienza. Non si finisce mai di imparare, come si suol dire. Un'altra domanda a caso, la professoressa Wolkenstein, eccola, Braccini Wolkenstein. Si sono comportati bene, sono stati molto, molto bravi, credo che valga un po' per tutti quanti voi, no? Domanda di riserva? Ah, si sono comportati male? Mannaggia, no. No, 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 male no, però c'è molta fatica dietro a tutti questi lavori, la nostra e la loro, quindi sono contenta che ci sia poi questa giornata dove ci possa essere una restituzione, un applauso anche per tutto il lavoro che hanno fatto. Grazie anche a lei e come a tutti i professori. Non ve la scampate, eh? Almeno una parola anche voi dovete farla, professoressa? Soriani, la cosa che l'ha colpita di più, magari sentendo parlare anche i ragazzi in classe mentre parlavano di questo progetto, c'è qualcosa insomma che le è rimasto impresso? L'inconsapevolezza dei pericoli che possono correre. Quindi insomma spesso si sottovalutano, sì, i pericoli. Sì, sì, si credono forti, si credono invincibili, ma c'è bisogno di lavorarci. E invece la professoressa Vannucci, giusto? Un'ovazione. Perché la sostengono così tanto? Ma perché... Lei è professoressa di cosa? Italiana e storia. Quindi le fanno gli applausi perché magari vogliono essere salvati? Probabilmente anche per quello. Però diciamo che siamo molto attaccati l'uni agli altri, c'è una grande, un grande affetto anche, lavoriamo sempre molto bene. E l'impegno che hanno messo in questo lavoro è stato veramente molto importante, perché dimostrano che sono attenti a quelle che sono le problematiche, su sollecitazione nostra, degli esperti che sono venuti, però loro sono attivati molto. Grazie ancora, complimenti per il vostro lavoro, prego. Passo davanti. Allora, siamo arrivati alla cerimonia di premiazione, i premi assegnati dalla giuria tecnica. Premieremo in ordine terzo posto, secondo posto, primo posto per ogni categoria, quindi ci sarà un premio per ogni categoria. Partiamo dal terzo posto, categoria scrittura, e chiamo qua di nuovo Chiara Bertolozzi, che vi ricordo è la direttrice della Casa Famiglia Monsignor Agresti del CEIS. Vieni Chiara, qua giù al centro. Allora, terzo premio, categoria scrittura, motivazione. Silenzio, così capite anche. Buona la capacità di personalizzare il tema attraverso il linguaggio in prima persona, come narrazione della propria storia di vita. L'articolo trasmette la positività di poter fare prevenzione attraverso il test ed affrontare la malattia con adeguate terapie. Una fine, un nuovo inizio, Silvia Gianasi, classe terza A, ITI Ferrari, Borgo Ammozzano. E dunque Silvia, oltre ad aver vinto il premio della giuria popolare, vince anche il terzo posto per quanto riguarda la giuria tecnica. Complimenti. Che cosa vince Silvia? Allora, il premio individuale è una carta prepagata S lunga da 50 euro. E poi c'è un premio alla scuola, una penna USB Kingston da 32 GB. Brava Silvia. Insomma, hai proprio centrato l'obiettivo, hai due premi oggi. Mi emozionata sempre. Non rileggiamo, non riascoltiamo l'articolo perché l'abbiamo visto prima. Ancora complimenti, brava Silvia. Insomma, anche un buono da 50 euro... che poi il supermercato, no? Non c'è soltanto da comprarsi da mangiare, ma ci sono tante altre cose da poter comprare, quindi bravi.
Andiamo sempre al terzo posto, categoria audiovisivo. Allora chiamerei qua giù il dottor De Gennaro, viene lei? Ok, allora il dottor De Gennaro, che ha il compito, l'onore di leggere le motivazioni, insomma, il vincitore del terzo premio categoria audiovisivo. Emozionato? Moltissimo. Glielo tengo io. Allora, il video è divertente, strappa un sorriso, ha ritmo, ironia e capacità di personalizzare il tema. Sogni sicuri di Sara D'Ifonso, Jessica Marchetti, Marco Rocchiccioli. Classe quarta a TGC, Isi Pertini Lucca. Venite ragazzi! E allora mentre loro vengono vediamo il video. Ma tu sei la protagonista? Mi vergogno un po' ora. Ma parla lui, perché io ho poca voce. Poca voce. Allora, manca il protagonista. La protagonista invece ce l'abbiamo. Tu chi sei? Quello che faceva le riprese? Sì, più o meno ho fatto delle riprese io nel... Più o meno, cioè, no, le fatte o no? Sarà in quattro, veramente. Ah, in quattro, ok. La ragazza si è ritirata. Ok, quindi non c'è anche una quarta componente. Come vi è venuta in mente questa idea? Perché insomma nella motivazione è stato sottolineato il video e molti ragazzi l'hanno visto per la prima volta, fa sorridere, fa ridere, questo è l'obiettivo. Come vi è venuta in mente? Non so. E se non lo sapete voi... Vista, ma poi l'anno scorso il video comunque era... Vabbè, se non lo volete il premio andiamo avanti. Vabbè dai, siete emozionati insomma, dai. Chi dovete ringraziare per questa realizzazione? La Braccini, quella là super rossa. Okay. La professoressa, insomma, che ci ha messo lo zampino, forse. No, ma cioè, assai, via. Bene, 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 no, dai. A livello gestionale, via, poi il resto è fatto noi. Ok. Scusami, non mi ricordo, cosa c'era scritto in quella fascia? Miss Gnocca 2015, beh. Miss Gnocca 2015. Bene, allora, cosa vincono, dottore? Allora, vincono una penna USB da 32 giga e tre carte prepagate se lunga da 16 euro l'una. Ok, quindi anche per voi la penna USB per la scuola e poi invece la carta prepagata è un piccolo premio individuale. È qua nella busta, quindi ragazzi, Sara D'Ifonso, Jessica Marchetti e Marco Rocchiccioli. Complimenti da parte del dottore. Sì, vabbè, non c'è Marco, ma tenete, vai, bravi. E allora, siamo al terzo premio, categoria grafica, premio io perché premio io, è molto semplice. Allora, terzo premio, categoria grafica, vi leggo la motivazione. Lavoro piuttosto buono nella forma grafica, semplice, giocoso e immediato, con uno slogan di impatto e i preservativi in primo piano trasmette un'informazione adeguata. Stai protetto di Laura Galli, classe terza ATGC, Isi Pertini di Lucca. Vieni Laura. Eccolo qua. Intanto vedete alle mie spalle l'illustrazione grafica che ha vinto il terzo premio. Quindi
stai protetto, stop, AIDS, e c'è scritto l'amore fa bene, sicuro fa meglio. Laura, complimenti, intanto ti do il premio. Anzi, aspetta, guarda che non l'ho letto. Vinci tu una carta prepagata e se lunga da 50 euro e alla scuola va una penna USB sempre da 32 giga. Ci spieghi com'è nata questa illustrazione grafica? Guarda la telecamera, senza parole. Era di impatto come informazione, messaggio. Tu fai una classe con indirizzo grafico? Sì. Quindi, insomma, dovrebbe essere anche il tuo lavoro, la tua futura professione. Sì, esatto. Oltre a te ha lavorato qualcuno, magari dietro le quinte, ti ha dato qualche dritta per realizzare questa illustrazione? No, ho fatto individualmente. Tutta farina nel tuo sacco. Brava, allora complimenti. Grazie. Un applauso anche per Laura. Quindi rimangono ancora da assegnare i secondi premi e i primi premi, crescerà anche il valore proprio consistente del premio. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa, rimanete in nostra compagnia ancora qua a Palazzo Ducale per il concorso Ultima Ora. Ancora insieme qui da Palazzo Ducale, la Sala Tobino, la cerimonia di premiazione del concorso Ultima Ora 2014-2015. Siamo ai secondi premi della giuria tecnica. Mi ha raggiunto qua in pedana Cristiano Consorti, giornalista e redattore della Nazione, che è Free Media partner di questa iniziativa. Tu Cristiano quest'anno non hai partecipato alla giuria tecnica, ma insomma anche il vostro quotidiano crede in questo progetto, è arrivato la terza edizione. Purtroppo raccontiamo ogni anno anche di un fenomeno, ce l'ha raccontato prima il dottor De Gennaro, che è sempre presente in provincia di Lucca, quindi voi come quotidiano ci siete. Certo, noi ci siamo sempre, soprattutto perché noi pubblichiamo volentieri tutte le volte quello che viene dai giovani, perché la maggior parte delle notizie arriva da voi spesso, perché voi vivete il territorio, per cui voi involontariamente, e Lorenzo lo sa, siete tutti già dei redattori, perché non sapete quanta gente ci telefona in redazione, giovani che ci telefonano per segnalare un problema, e quando il problema viene risolto, certo non si può risolvere la fame nel mondo noi, però a volte quando possiamo risolvere il problema anche di un singolo quartiere, di una singola strada, questo per noi è sinonimo di, cioè è una grande soddisfazione. E ripeto, siete voi spesso che ci segnalate i problemi. A te adesso il compito di leggere la menzione e di leggere il vincitore proprio del secondo posto categoria scrittura. Silenzio. Allora, secondo premio categoria scrittura, motivazione. Buon elaborato con informazioni semplici e sufficientemente argomentate. Originale la similitudine del virus con il Crotalus atrox, spero si legga così, perché scusate se HIV all'attacco, il Crotalus atrox che vive dentro di noi. Anna Andreozzi, Viola degli Innocenti. Eccole qua. Classe terza E del liceo scientifico Barzante e Matteucci di Viareggio. Allora, complimenti Anna e Viola. Adesso una di voi dovrà leggere l'articolo che avete realizzato. Intanto gli diciamo che cosa hanno vinto? Certo, il premio alla scuola è un hard disk esterno Toshiba da un terabyte, premio alle studentesse, due carte prepagate S lunga da 50 euro l'una. E quindi insomma un bel premio. Allora, ci chiedono di fare una foto, consegna il premio, aspetta, vai, a Viola e a, scusate, Anna, vai. Anche perché insomma la cerimonia, così come in onda su Noi TV, viene pubblicata anche sui quotidiani e sul sito loschermo.it, La Nazione, Il Tirreno, e quindi insomma. Allora, prima leggete l'articolo, Viola, Anna, chi lo legge? Anna. Vai, allora, mettiti lì. Vai lì. Abbiamo preparato il leggio. Aspetta. Prova. Vai pure. Crotalus atrox. Silenzio. Anche conosciuto come serpente a sonagli, nato per uccidere, fa parte dei predatori astuti. HIV,
virus dell'immunodeficienza, nato per uccidere, classificato anch'esso come predatore astuto. Non vi è molta differenza tra i due. Il serpente a sonagli è famoso per il suo comportamento verso le prede. Si nasconde nella sabbia e aspetta, pronto ad affondare i denti in un ignaro topolino. Seppur provvisti di sonagli, hanno imparato a non usarlo, poiché potrebbero compromettere la loro caccia. Una volta nelle sue grinfie non c'è più niente che si possa fare per difendersi con il suo morso. Il Crotalus atrox inietta nel corpo della vittima un'elevata quantità di veleno emotossico che distrugge tessuti ed organi e di conseguenza porta alla morte. Il virus dell'HIV non agisce molto diversamente. Esso si nasconde nell'organismo ospite e, come il serpente, ha imparato a non usare il proprio sonaglio. Perciò questo non causa all'individuo sintomi particolari, se non dopo un certo periodo di tempo, quando pronto all'agguato si manifesta improvvisamente. Possiamo dire però che l'HIV è più astuto anche del Crotalus atrox. Infatti non solo conta sull'attacco finale, portando l'organismo al decadimento, ma prima di ciò si prepara ad indebolirlo. Il veleno utilizzato dall'HIV si presenta sotto forma di una capsula di natura proteica in cui è racchiuso l'RNA virale e un particolare enzima che consente l'integrazione del virus nel DNA e quindi nel genoma cellulare. Il virus riconosce così le cellule bersaglio, ovvero i linfociti. Tra questi i più colpiti sono i CD4 che costituiscono il nostro sistema immunitario. Con il passare del tempo quest'ultimo si indebolirà sempre più finché le difese immunitarie non saranno scomparse del tutto e il corpo sarà soggetto al decesso. Il Crotalus atrox che vive dentro di noi, che si nasconde e attacca all'improvviso, ha anche imparato quindi ad indebolire la sua preda con piccole ma efficaci quantità di veleno ed ha mantenuto così il suo titolo di predatore astuto. Viola degli Innocenti, Anna Andreozzi, venite qua al centro. Quindi voi avete puntato su un'informazione scientifica, perché avete dato, avete fornito molte informazioni, però usando una similitudine, una metafora con questo serpente. Come vi è venuta in mente questa idea? Dovevamo basarlo su, più che altro, sì, il metodo medico, quindi abbiamo deciso di spiegarlo in un modo un po' diverso, quindi paragonarlo a questo animale per spiegare meglio come agisce il virus dell'HIV. Ma c'è stato un momento in cui avete fatto delle ricerche, quindi vi è venuto in mente questo serpente, oppure qualcuno dei vostri compagni, una professoressa, vi ha suggerito questo paragone? No, abbiamo fatto ricerche individuali. Quanto ci avete messo e poi vi lascio andare via? Una giornata, sì. Una giornata. Allora, complimenti, perché insomma il lavoro è ottimo, avete conquistato il secondo posto. Brave. Grazie. Ve lo ricordo, Viola e Anna, che sono del liceo scientifico Barzante Matteucci di Viareggio. Andiamo avanti, secondo premio per la categoria audiovisivo. E allora, audiovisivo, io chiamo il direttore di Noi TV, Giulio De Fiorentino. Vieni Giulio, ti do del tuo, Allora, vieni qua, prima che tanto, mentre cercano il foglio che tu dovrai leggere, anzi no, facciamo così, prima vediamo il video, poi magari mi fai un commento, cioè prima leggi, poi vediamo il video, poi mi fai un commento, secondo te com'è il lavoro, Giulio? Video innovativo rispetto agli altri, ottima l'idea dell'inchiesta come mezzo per sensibilizzare ed informare. Il filmato focalizza l'attenzione sui pregiudizi e sulle false credenze radicate nella nostra cultura. Un buono spunto che descrive, tramite il contatto con le persone, la concezione comune dell'AIDS. Il titolo è Sai cos'è l'AIDS? I produttori sono Gioele Barzotti, Marco Binacchi, Luis Ferdinando Giandomenici, Carlo Pasculli e Giacomo Tognocchi. Fanno parte della terza E del liceo scientifico Barzanti e Matteucci di Viareggio. Quindi vediamo il video e poi lo commentiamo. Sì, fra l'altro loro hanno già vinto un premio, quello della giuria popolare, quindi per loro questa mattina è il secondo premio. Complimenti, lo rivediamo comunque il video. AIDS è
so che è un'infezione virale e che se no si può prendere anche dagli alimenti, quando hanno la muffa, cioè io so così. Si trasmette anche con lo scambio di sangue, e non c'è cura. Si può guarire da questa malattia? Suggerisci? No. E dalla saliva si prende? No. L'unica arma da poter evitare è usare profilattici, se no. Dovreste domandare come mai in Africa hanno l'AIDS e probabilmente non fanno uso di droga? Dovuta solamente dal fatto che usano delle siringhe non igieniche, non pulite, quindi se c'è il contatto col sangue. La nicotina non fa venire l'AIDS. Ma quando mai? Allora dovrebbe essere morto la città. Avevo 8 tonnellate di AIDS. Un applauso per i ragazzi del liceo scientifico Barzanti e Matteucci di Viareggio. Che te ne è parso, Giulio? Hai letto la motivazione, hai visto il video, insomma si sono quasi tramutati in giornalisti questi giovani. Io l'ho guardato al di là dello spirito con cui si guardano questi video, che servono per sensibilizzare, anche con l'occhio nostro, no? Del nostro lavoro. Mi pare intelligente la scelta, intanto. Simpatico anche il fatto che sono andati a capire che nel mondo ancora c'è una carenza di cultura, in questo senso, drammatica. Ma soprattutto mi è piaciuto anche come hanno tagliato le interviste, perché noi sappiamo che non è facile metterle insieme, fare un video così breve ma così che arriva, ecco, in questo senso. Quindi bravi e complimenti. Bravi ragazzi, vi diamo il premio. Vi dico cosa hanno vinto: hanno vinto un hard disk esterno Toshiba da 1 TB e 5 carte prepagate Esselunga da 20 euro l'una. Ragazzi, due premi in una giornata, eh? Allora, siccome prima non hanno parlato. Vorremmo dire grazie molto a Gioele Barzotti, che ha fatto il maggiore del lavoro. Ok, quindi Gioele non c'è, ma insomma lo salutiamo. Sì. Vai, bravi ragazzi ancora, eh? Complimenti. Ciao. Allora. Aspettate, tornate qui, un secondo per una foto di gruppo. In televisione aspettano un attimo, vai, ok. Siamo al secondo premio, categoria grafica. All'inizio non era qua presente perché aveva un altro impegno, lo chiamo adesso, allora così consegnerà il premio Matteo Marabotti, videomaker, che ha fatto parte della giuria. Ciao Matteo. Allora, che facciamo? Prima facciamo la premiazione e poi mi dici qualcosa sui lavori che hai visto in generale, poche parole. Ok. Vai, allora, vai, leggici pure chi vince il secondo premio. Allora, secondo premio, categoria, abbiamo detto, grafica. La motivazione, intanto. Il disegno è gradevole e realizzato con bei colori. I personaggi sono caratterizzati molto bene. Le espressioni e le uniformi riconoscibili e semplici. L'informazione è essenziale e comunica quello che è necessario sapere. La vignetta è: Lights non ha né volto né classe sociale. Bravi ragazzi. Rebecca Marchi, Leonardo Massei, Matteo Pasquinelli, classe terza A, IT Ferrari Borgo Ammozzano. Venite, venite, guadagnatevi la pedana e gli applausi anche dei vostri compagni. Che cosa vincono intanto? Intanto i ragazzi vincono 3 carte prepagate Esselunga da 33 euro l'una, complimenti, e la scuola premia un hard disk esterno Toshiba da 1 TB. Allora, vediamo anche la... Questa è proprio una vignetta... Sai dire chi fra loro ha l'AIDS? Non puoi, l'AIDS non ha né volto né ceto sociale, sta a te decidere il tuo futuro. Ragazzi,
bella la realizzazione, l'abbiamo sentito anche nella motivazione. Chi è stata la mente soprattutto che ha guidato la realizzazione, oppure è davvero un lavoro di squadra? È un lavoro di squadra, di tutti, ci siamo messi tutti a... volevamo evitare di generalizzare l'AIDS e abbiamo cercato di trovare le categorie e volevamo dimostrare che anche l'uomo vestito bene che ti si presenta alla porta non è quello di cui ti puoi fidare, quindi volevamo evitare. Insomma, non bisogna stare attenti alle apparenze, dobbiamo fare molta attenzione. Volete fare un ringraziamento particolare, magari oltre a voi tre c'è anche qualcun altro che ha collaborato e che è rimasto un pochino più nell'ombra? La professoressa Vannucci ci ha aiutati per il progetto, ci ha sostenuti comunque per il disegno. Come sempre i professori fondamentali, bravi. Allora, foto di gruppo con Matteo, vai. Bene, Matteo, rimani un attimo qua, ti chiedo, tu giustamente hai valutato, c'è l'attestato, che tenete come ricordo, hai valutato in maniera particolare i video, sì. Da esperto, da videomaker, qualcosa hai già visto, no, in questa cerimonia di premiazione, un giudizio complessivo, visto che l'ho chiesto anche agli altri componenti della giuria, sono stati bravi? Sono stati bravissimi, poi soprattutto a noi di Ultim'Ora ci piace vedere come i ragazzi... Con uno spirito creativo sanno comunicare un'idea, perché insomma, come diciamo ogni anno, ogni edizione, oggigiorno è sempre più urgente comunicare, perché è importante conoscere, questo la scuola è, il ruolo educativo della scuola è questo, cioè darci delle conoscenze ma metterci anche in grado di essere protagonisti nel poterle comunicare con idee efficaci, e i ragazzi sono stati veramente originali, quindi siamo molto contenti di questo. Grazie Matteo, buon proseguimento, grazie come sempre. Allora, siamo arrivati ai primi posti, ci fermiamo pochissimi secondi e poi torniamo insieme. Ancora insieme, l'ultima parte di questa mattinata, di questa serata, per chi ci sta seguendo in TV. Il concorso progetto Ultim'Ora, siamo arrivati ai primi premi assegnati dalla giuria tecnica, dunque al di là dell'onore e del merito di aver vinto il primo premio ci sono anche dei riconoscimenti importanti, insomma Lucia e Carla hanno lavorato moltissimo insieme ai partner per fornirvi a tutti quanti, insomma ai vincitori, un bel premio. Allora partiamo dalla categoria scrittura e chiamo qua la dottoressa Maria Vittoria Sturaro, direttore Unità Operativa Formazione e Promozione Salute ASL 12 di Viareggio. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Prima di premiare le chiedo in pochi secondi, ma insomma ovviamente l'ASL 12 così come l'ASL 2 in ogni edizione del progetto Ultim'Ora è in prima fila, perché lo abbiamo detto, la conoscenza e la prevenzione sono fondamentali. Certo, volevo solo aggiungere alcune cose per non ripetere le cose importanti già dette. Ci sono dei servizi dentro nelle nostre aziende dedicati ai giovani, sono lo spazio giovani dei consultori, dove possono avere non solo informazioni ma anche aiuti precisi e concreti su come avere i propri comportamenti, diciamo per prendersi cura di noi stessi a partire dall'adolescenza, gratuiti e liberi. L'altra cosa importante è che noi abbiamo in Versilia l'Unlights, che è un'associazione che ci ha aiutato nel lavoro in classe. Oggi non è presente la Maria Cristina Tognetti, che è la presidente, ma che ha una caratteristica, si occupa di fare dei flash mob su questo argomento negli altri periodi dell'anno, quindi volevo ricordarlo perché è una cosa molto particolare. Grazie, allora procediamo, silenzio in sala perché è un momento importante, è il primo premio, è il risultato di un lavoro che avete svolto per più di un anno e quindi insomma è importante riconoscerlo. Allora, la motivazione, un buon lavoro ben scritto che affronta il tema e dà le risposte anche a chi non ne sa niente. Enfatizza l'importanza della sensibilizzazione e informazione e informa il lettore sull'efficacia delle campagne di prevenzione. Contro i pregiudizi e le false credenze sull'AIDS, Beatrice Capuozzo, Ilaria Leoni e Laura Silvestro, classe terza E
del liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio. Ragazzi, ma quanti premi avete vinto come liceo, eh? I vostri professori devono essere orgogliosi. Venite qui. Allora, prima diciamo che cosa hanno vinto. Allora, un monitor Acer da 21,5. Alla scuola, quindi alla scuola va un monitor che vedete lì, poi dopo lo consegneremo ai professori, e invece gli studenti? E tre carte prepagate Esselunga da 50 euro l'una. Da 50 euro l'una. Allora, gliele do io, dottoressa, eccoli qua. E adesso, care ragazze, una di voi, con calma, con tranquillità, ci deve leggere l'articolo. Ti metti lì. Tu saresti Laura? Sì. Okay. Silenzio, così ascoltiamo tutti, perché è il primo premio. Allora, circa 35 milioni e mezzo di persone al mondo sono affette dall'AIDS. Questo per molti è solo un dato insignificante, ma dietro ad un semplice numero si nascondono le vite di uomini e donne esattamente come noi, costretti però a convivere con una malattia che li pregiudica nei rapporti con le altre persone. Da sempre, infatti, le false credenze legate a questo virus hanno portato alla diffusione di una mentalità chiusa che allontana e discrimina coloro che hanno contratto l'HIV. Questi pregiudizi in passato erano alimentati da spot televisivi trasmessi pubblicamente dai media. Uno dei più circolati nella precedente generazione promuove il virus come un alone viola che circonda i sieropositivi e che al contatto si trasmette di persona in persona. Un'altra informazione, che si è poi rivelata essere del tutto falsa, è che l'AIDS riguardi solo gli omosessuali. In realtà ogni individuo è esposto al contagio e l'unico modo per evitarlo è avere rapporti sessuali sicuri. Un bacio, un abbraccio non sono quindi da evitare, ma al contrario, rimanere vicini ad una persona malata non può che essere una cosa positiva. Sensibilizzare le nuove generazioni ad un problema così attuale è quindi il primo passo per superarlo. Questo è ciò che abbiamo appreso dalla nostra esperienza personale, dove abbiamo potuto incontrare la signora Cristina Tognetti, venendo a conoscenza così dell'enorme sofferenza che ha provato nel vedere il fratello affetto da questo virus, abbandonato e discriminato da quelli che un tempo si definivano suoi amici. Le discriminazioni non colpiscono solo gli infetti, bensì anche le loro famiglie, i medici e gli infermieri che si occupano di essi, creando così un clima di disprezzo che a nostro parere nel XXI secolo non dovrebbe esistere. Ilaria Leoni, Laura Silvestro e Beatrice Capuozzo della Terza E. Venite. Allora, siccome lei ha parlato, anzi ha letto, prima facciamo la foto per il quotidiano La Nazione. Vai. Ok, devi dirci qualcosa, perché abbiamo visto, avete dato delle informazioni scientifiche, avete espresso anche delle opinioni, avete parlato di discriminazione, è stato un lavoro, insomma, importante, che è stato premiato dalla giuria. Siete contente, immagino? Sì, molto. Abbiamo cercato di diffondere un messaggio, ovvero quello di non discriminare coloro che sono affetti da questo virus, perché anche loro hanno il diritto di essere felici e essere amati. Ecco, voi parlavate, no, di spot di un'altra generazione. Io, che sono più grande di voi, me lo ricordo bene quello spot con l'alone viola. Ora, in effetti, in televisione è raro che si veda uno spot contro l'AIDS. Voi che andate su internet, eccetera, quanto se ne parla di questo problema? Non se ne parla molto, però dovrebbe essere più discusso anche in televisione, anche con uno spot come appunto c'era in passato. Insomma, lanciamo un messaggio nel nostro piccolo. Complimenti, ragazze. Grazie. Accomodatevi, grazie dottoressa. Siamo arrivati al primo premio, categoria audiovisivo, e allora chiamo qua in pedana Grazia Sinagra, consigliera delegata al sociale, volontariato e istruzione della provincia di Lucca. Di nuovo buongiorno. Oh, buongiorno. Me le dice proprio poche parole, ma insomma, la provincia, un ente che in questo momento storico è in fase di rivoluzione, ma da sempre si occupa proprio di promozione di valori importanti, di messaggi preziosi, soprattutto ai giovani. Certo, innanzitutto mi complimento con i ragazzi, perché ci sono stati dei lavori veramente belli e veramente significativi, nel senso che hanno reso bene quello che volevano dire, quindi la problematica.
A proposito di quello che si accennava, la provincia è sempre disponibile al sostegno di iniziative come questa, e a proposito appunto di lavorare con i ragazzi, io la prima cosa che ho fatto quando sono venuta stamattina, ho preso l'opuscolo e me lo sono letto, e quindi ci sono cose che sapevo e alcuni dettagli però che in realtà sono importanti e che non conoscevo. E la cosa fondamentale, mi sono resa conto, che è appunto l'informazione, quindi lavorare con i ragazzi è fondamentale, perché sono da loro parte l'educazione, e soprattutto quando si è giovani, tutte le esperienze educative che si fanno poi ce le portiamo dietro per tutta la vita, e quindi ci fa piacere, insomma, sostenere questi progetti e essere sempre vicino a loro e alla loro educazione. Grazie. Allora leggiamo la motivazione e annunciamo i vincitori del primo premio categoria audiovisivo. Allora, primo premio categoria audiovisivo. La motivazione: il video è ben realizzato, focalizza l'attenzione sull'osservazione del comportamento, dell'emarginazione che il contesto sociale tende a mettere in atto verso la persona sieropositiva. L'atto principale del video riesce a trasmettere il vissuto emotivo di solitudine e di isolamento che la persona sieropositiva o con HIV sperimenta durante la sua malattia. Si invita l'osservatore a vedere l'altro come un individuo degno di rispetto e valore. Non lasciarmi solo. Alessandro Di Membro, Giada Isola, Giada Marrocchini, Chiara Rontani, Malani Rovai, classe terza BTGC, Isi Pertini, Luca. Venite ragazzi, venite, facciamo così, mentre vi accomodate in pedana, perché ci vorrà un po' a convincerle queste ragazze, vediamo il video. Lavoro che vince, venite qua al centro, come sono timide, eh? Allora, Alessandro Di Membro, Giada Isola, Giada Marrocchini, Chiara Rontani e Melanie Rovai, manca solamente Alessandro, sì, giusto? È a Roma. In vacanza o a studiare? No, abita lì, benissimo, ok. Classe terza BTGC dell'Isi Pertini di Luca, che cosa vincono? Allora, un premio alla scuola, un monitor Acer da 21 pollici, ok. E poi premi individuali? Allora, 5 carte prepagate S lunga da 25 euro l'una. Perché siete tanti e quindi dovete dividervi il premio. Allora, eccoli qua proprio le carte. Mentre Grazia Sinagra si complimenta con voi, due parole sul video. Chi è la portavoce? Te, dai. Io. L'abbiamo realizzato, l'idea era nostra, però poi alla fine era presente tutta la classe. Quindi voi siete i rappresentanti di un lavoro davvero di gruppo, in questo caso di una classe intera. Avete cercato di puntare sulla discriminazione, ovvero non lasciare sole le persone sieropositive. Sì, abbiamo cercato di rendere, insomma, una cosa, un'unione, via. Ma voi in classe e a scuola come siete? Uniti oppure ognuno pensa a se stesso? Dimmi la verità, eh? No, siamo una classe unita, ci vogliamo bene. Bravi, allora complimenti ancora. Avete vinto il primo premio, facciamo la foto di rito. Bravi, ci rimane il primo premio categoria grafica. E allora chiamo qua in pedana Lucia
Puliti, dirigente educazione e promozione della salute, ASL 2 di Lucca. Lucia, buongiorno. Anche a te chiedo un piccolo intervento per motivi di tempo, però insomma l'ASL 2 e tu in particolare da tanti anni promuovi l'educazione alla salute, promuovi messaggi corretti come quello della lotta contro l'AIDS. Sì, da anni portiamo avanti questo progetto Ultim'ora perché è veramente in sintonia con tutte le attività che facciamo. I ragazzi si informano tramite gli esperti sul problema, ma poi lavorano agli strumenti audiovisivi o grafici o di scrittura mettendoci le loro emozioni. Quindi è questo il significato che è importante e anche il valore aggiunto di questo progetto, perché con i loro lavori riescono a trasmettere con il linguaggio dei ragazzi, con il messaggio importante rispetto all'AIDS, che è fatto di vari aspetti. Il primo è la prevenzione della malattia. Ragazzi, non ci sono più categorie a rischio. È necessario usare il preservativo quando si hanno i rapporti sessuali. Quindi è necessario proteggersi. Ma poi c'è un altro messaggio importante, che tra l'altro è l'aspetto che fa fallire molte delle campagne che nel mondo si sono fatte sull'AIDS, la discriminazione. Molte persone non fanno il test perché preferiscono tenersi la malattia nascosta piuttosto che farlo sapere, perché in quel caso se gli altri lo sanno li discriminano. Oggi noi tutti abbiamo un fiocco rosso. Il fiocco rosso lo stiamo portando sul cuore, va nella parte nostra sinistra, lo stiamo tenendo sul cuore. Il significato del fiocco rosso, il fiocco ormai è utilizzato come simbolo, no, per tanti problemi dei nostri tempi, ma il fiocco rosso, il fiocco e il rosso in particolare, perché il fiocco è usato in altre occasioni, ha il significato del rosso come la passione, ma legata alla solidarietà, all'amicizia, all'accoglienza. È rosso come il sangue, legato alla sofferenza e al dolore che sta dietro questa malattia, ma è rosso anche come avvertimento. Ragazzi, voi avete, con questo progetto che avete realizzato, oggi c'è la premiazione, però avete acquisito una consapevolezza, una competenza che sicuramente trasmetterete anche ai vostri coetanei, invitandoli a essere consapevoli, presenti rispetto a questi tre temi: tolleranza, amicizia, accoglienza e prevenzione verso la malattia. Grazie Lucia. Allora adesso ci devi leggere la motivazione e poi annunciare il vincitore e l'ultimo premio, quindi finora chi non ha ricevuto ancora nulla stia col fiato sospeso. Allora, il primo premio di categoria grafica ha questa motivazione: la realizzazione tecnica è molto buona. L'immagine rimanda nell'immediato al vissuto di isolamento emotivo che può vivere la persona con AIDS e trasmette disagio. L'acronimo è efficace. Senza dubbio una vignetta che svolge la sua funzione comunicativa con notevole valore estetico. Never Again. Lorenzo Matteucci e Cosmin Ungernau. Classe quarta ATGC dell'Isi Pertini di Lucca. Allora, sappiamo che Cosmi non c'è, viene Lorenzo perché ha vinto anche già un premio precedentemente della giuria popolare. Allora vai Lucia, consegna il premio, c'è anche la foto di rito, la facciamo fare subito. Bravo a Lorenzo e a Cosmin. Allora aspetta,
Vai Lucia. Sì, allora vediamo che cosa hai vinto. Monitor, allora, per la scuola si vince un monitor Acer da 21 pollici e premi ai due studenti due carte prepagate Esselunga da 75 euro l'una. Si sbanca, sono contentissimo. Ora glielo dico anche a Cosmi che se c'era era più contento. Noi l'abbiamo già vista, no? Questo disegno, insomma, questa composizione grafica. Avete colto nel segno, fra l'altro non l'abbiamo sottolineato prima, è il primo anno, siamo giunti alla terza edizione, che il concorso Ultima Ora metteva nelle sezioni anche la composizione grafica. Ecco, è stata una bella sfida, no? Che poi in un messaggio... Sì, più che altro è stata anche la creazione della grafica, creare un ambiente scuro per dare... per creare un clima negativo rispetto a questo problema qui. Abbiamo giocato molto sull'ambiente, appunto. Lucia, un'ultima cosa, perché tu anche prima parlavi, no, dei valori, dei messaggi che vanno dati. Loro hanno scritto abbandono, indifferenza, discriminazione, solitudine. Questo è quello che assolutamente non deve essere fatto nei confronti delle persone seropositive. Certo, assolutamente in tema sul discorso della lotta alla discriminazione, perché le persone, l'AIDS è una malattia e come ogni malattia, come ogni malato, la persona deve essere accolta, anzi forse ha più bisogno di tenerezza ed amicizia. Grazie a Lucia, grazie a Lorenzo, complimenti davvero, lo ricordo, Lorenzo e Cosmin della classe quarta ATGC Isi Pertini di Lucca, complimenti. Allora abbiamo finito per le premiazioni, però volevo, sì, questa la facciamo dopo, volevo ringraziare anche, le chiamo qua giù perché è venuta dopo, vieni qua Paola un secondo, Paola Taddeucci del Tirreno, perché anche il Tirreno, così come Noi TV, come La Nazione, come lo schermo.it, viene anche te Cristiano, come media partner hanno sostenuto il progetto. 30 secondi Paola, tu non hai avuto occasione perché non eri nella giuria tecnica, però insomma i ragazzi ogni anno si impegnano su questo tema e tu che hai scritto tanto, sei una giornalista, insomma sai che non è semplice. Certo che no, infatti vi volevo salutare, vi volevo scusare anche perché non ho avuto degli imprevisti, non ho potuto, ma vi volevo incoraggiare proprio a continuare su questa strada nella conoscenza che è fondamentale per tutte le cose che poi ha detto così bene la Lucia Puliti. Davvero complimenti a tutti. Grazie a te Paola. Paola Taddeucci e Quotidiano Il Tirreno, che così come La Nazione e Cristiano Consorti hanno sostenuto il progetto. Chiamo Lucia e Carla perché mi sembra doveroso, salutiamo, non vi faccio parlare, però venite qui, venite qua, perché c'è l'applauso anche per voi. Lucia e Carla del CES Scuola, che anche in questa occasione hanno reso possibile il progetto. Io ringrazio tutti voi, ringrazio anche le persone che ci hanno seguito da casa, ma per quelli che sono qua questa mattina non fuggite, adesso spegniamo la telecamera e poi rimanete qua perché facciamo una foto di gruppo, ok? Prima di tornare a scuola. Grazie e buon proseguimento.